intanto buongiorno e poi devo dire che c'è un gran bel clima. Parto con questo perché c'è, insomma, lo sappiamo tutti, che quando si va in un luogo, in quel luogo si respira qualche cosa che non è, che non sono solo le parole. Io entrando ho avuto una bella percezione, insomma, e spero anche con il mio intervento di riuscire a dirvi quello che io sento di questo momento che stiamo vivendo. Cioè, io credo che siamo, noi che lavoriamo nei servizi, in un bel momento. È un momento faticoso, un momento con un sacco di cose nuove, ma è un momento ricco. E quindi cercherò di dirvi delle cose che partono dalle norme, perché soprattutto io che lavoro a livello regionale, anche se quando parlava di micro, macro, e Luisa credo che parlasse della mia storia, perché vengo dal comune, poi sono passata in provincia, adesso in regione, quindi ho proprio fatto questi passaggini, e quindi lavorando in regione ora ovviamente ho a che fare in modo prioritario con le norme, però vorrei cercare di dirvi quello che io leggo dietro a queste norme, perché, come diceva Ernesto, non è che sono degli atti burocratici. Se vediamo ciò che in qualche modo succede in questo periodo come un atto burocratico, sviliamo la ricchezza di questo momento. Ci provo, poi dopo alla fine vediamo se sono riuscita a fare questo oppure no. Allora, intanto la prima cosa è che queste due abbiamo in questo momento il sistema integrato 06, quindi il decreto 65 che l'ha istituito per la prima volta, e la direttiva sull'accreditamento dei nidi, che quindi riguarda solo i nidi, sono i due elementi centrali del lavoro nostro, lo sfondo del nostro lavoro in questo momento. Allora, il sistema integrato 06 promuove la continuità del percorso educativo e scolastico e la qualità del sistema 06. Allora, questo l'abbiamo atteso da tanto, perché la scuola dell'infanzia in qualche modo dalla sua istituzione, quindi dal 1968, ha avuto una grande attenzione anche a livello nazionale. Il nido, come sappiamo, dalla 1044 ad oggi non ha avuto quasi nulla di normato a livello nazionale. Allora, il valore del decreto 65, quindi dell'istituzione del sistema integrato 06, è un valore doppio, è un valore grande per i servizi 03, che hanno il riconoscimento per la prima volta di essere il primo, la prima tappa del sistema di istruzione, ed è la prima volta che questo viene detto. Però hanno anche un secondo valore, quello che pensano insieme il nido e la scuola dell'infanzia, anche se ancora con un po' di titubanza, perché rimane lo 03 e il 36, però c'è questa idea di fondo che i bambini in questa fascia d'età 06 hanno delle caratteristiche proprie che sono diverse da quelle del bambino dai 5 anni in poi. Quindi è importante tenere un pensiero unitario su questa fascia d'età. Quindi il sistema integrato che cosa ci propone di fare a noi che poi siamo sui territori? Ci propone di rafforzare la vicinanza tra gli educatori di nido e gli insegnanti di scuola dell'infanzia, tra i coordinatori di nido e le direzioni didattiche, tra chi governa il nido e governa la scuola dell'infanzia. Questo è il nodo centrale ed è anche la sfida di questi anni. La direttiva sull'accreditamento è una direttiva che abbiamo aspettato ormai da 20 anni, perché era già citata nella legge 1 che regolava i nidi a livello regionale, ma non era mai stata concretizzata. Quindi oggi è arrivata a conclusione e
Abbiamo allora una norma nazionale, quella del sistema 06, e una norma regionale sui nidi e sull'accreditamento. Allora, qui però c'è uno sfondo comune a queste due norme, anche se regolano cose diverse, e c'è quello che io ho messo in questo riquadro giallo di sotto. C'è il riconoscimento del ruolo centrale dell'educazione, della cura della prima infanzia, per l'apprendimento e il benessere dei bambini, ma anche per imparare a convivere in società eterogenee. Guardate che in tutti i documenti di questi ultimi anni c'è questa idea che i servizi per la prima infanzia, quindi i nidi e scuole dell'infanzia, hanno un doppio obiettivo, che è quello di preparare sicuramente in modo adeguato i bambini fin da subito all'apprendimento il più possibile ricco, ma anche l'avere l'obiettivo di creare società nelle quali la convivenza sia una convivenza più possibile. Questa ve l'ho messa perché dà l'idea di tutto quello che è successo in due anni a livello normativo. È successo tanto, a livello nazionale sono i riquadri blu, a livello nazionale c'è stata la 107, poi il decreto 65, poi il piano d'azione che attua il decreto 65 e mette dei fondi, mica poco. A livello regionale le caselle verdi, la revisione della legge sui nidi, la direttiva sull'autorizzazione al funzionamento modificata e aggiustata, i fondi nazionali e comunali che sono stati assegnati a seguito appunto del 65 e in ultimo la direttiva sull'accreditamento. E poi ancora ho segnalato due atti della Commissione europea che nel 2014 prima e uno recentissimo del 2019 che se non avete visto vi consiglio di guardare perché è interessante, definiscono quelli che sono gli elementi centrali della qualità dei servizi. Allora, questo ancora per dire che siamo proprio in un momento molto interessante per noi, perché nonostante le fatiche che ognuno di noi fa nella quotidianità, e pensavo, qui avete amministratori, dirigenti, pensavo alle fatiche degli amministratori e dei dirigenti nel far quadrare i conti, nel gestire una complessità amministrativa e burocratica sempre più complessa. Abbiamo le fatiche di noi educatori e coordinatori, le fatiche nei rapporti con le famiglie, con i colleghi a volte, dover rispondere a nuovi compiti e a nuovi impegni. Tutto questo rischia di pesarci e di non farci vedere che se alziamo lo sguardo dalla nostra quotidianità è questo un momento nel quale c'è, come dicevo, un grosso riconoscimento dei nostri servizi ed è rappresentato da questa linea di interventi anche legislativi che ci fanno capire che c'è attenzione. Dicevo allora che è un bel momento per i servizi perché sono riconosciuti. Io aggiungo però che è un bel momento per i nostri servizi anche perché abbiamo capito che investire nell'educazione è importante, e ormai lo sappiamo, ce l'hanno detto anche gli economisti, lo sappiamo. Ma, e c'è un ma, non è importante investire tout court su un servizio purché sia, ma è dimostrato che per essere un vero investimento, quello che si fa sui bambini in età 0-6, è un investimento solo se i servizi sono di alta qualità. Se i servizi sono di bassa qualità, non si fa del gran bene a quei bambini. E questo elemento ci fa dire appunto che non si può improvvisare in educazione neanche con i bambini piccoli, come spesso invece
come dire, sembra più possibile, per cui con i grandi no, perché ci vuole competenza, ma con i piccoli basta meno? Assolutamente no, perché solo un approccio affettivo nei confronti dei bambini non serve, non serve solo qualche esperienza ricreativa fatta in passato, non serve un approccio, diciamo, personale positivo. Rispetto a questo ma, a me ha colpito moltissimo questo grafico che vedete sulla sinistra, è tratto da un testo di cui ho messo qua la citazione. Allora, dicevo che appunto ormai lo sappiamo che i risultati, ad esempio, in italiano e in matematica sono associati in modo positivo alla frequenza di un nido e questa relazione positiva perdura nel tempo fino ai 18-21 anni, 22-25, cioè dagli studi fatti sui test INVALSI, per quanto criticati possano essere, però ha dato conto negli studi, ad esempio, di queste due docenti di economia, hanno messo in evidenza questo dato, quindi un'educazione precoce, lo sapevamo ma qui è documentato, determina delle competenze che continuano nel tempo. Ancora dicevo, la seconda area è quella delle competenze più di tipo comportamentale e quindi l'aver frequentato un nido, qui lo studio era specificatamente sui nidi, ovviamente allargato allo 0-6, le tematiche rimangono le stesse. L'avere frequentato un nido ha un effetto positivo su tutti gli indicatori comportamentali come capacità di ascolto, di concentrazione, di stabilire relazioni amicali, nella creatività, eccetera. Allora, questo è ben rappresentato però nel grafico che vi dicevo, nel grafico che trovate qua. Allora, questo grafico fa vedere come queste competenze crollino in modo vertiginoso se il nido è di bassa qualità, mentre su un nido di alta qualità, vedete il picco, ecco, il picco rosso in alto, il picco azzurro più sotto, sui nidi di bassa qualità addirittura crolla rispetto ad una buona competenza materna. Quindi questi elementi portano alla idea che il nostro elemento, come dire, la nostra guida deve essere quella di avere dei servizi di qualità, perché altrimenti non facciamo il bene, diciamo, dei nostri bambini. E allora, servizi di qualità cosa vuol dire? Vuol dire avere dei servizi pedagogicamente perfetti? Sì, ma non solo. Servizi di qualità vuol dire avere molte più cose e non soltanto una qualità di tipo pedagogico. Allora, questo vostro momento oggi, nel quale avete amministratori, dirigenti, educatori, coordinatori, insegnanti di scuola dell'infanzia, rappresenta bene questa idea di qualità. La qualità non la fa un bravo educatore da solo, non la fa un bravo coordinatore da solo, non la fa un amministratore da solo, ma si fa se tutto quanto è messo in sinergia. Perché servizi di qualità, e queste sono le cinque categorie indicate a livello comunitario della Comunità Europea, ci dicono che un servizio di qualità si fa con personale qualificato, con un curriculum unitario, e qui stiamo parlando di 0-6, l'Europa parla sempre di 0-6, non parla mai in modo separato di 0-3 di scuola dell'infanzia, ma parla di 0-6. Quindi con un curriculum unitario, con azioni di monitoraggio e di valutazione, servizi di qualità sono servizi accessibili e sono servizi sostenuti da norme e da fondi. Le prossime slide ho preso questi cinque elementi di qualità e ho cercato di dire che cosa viene fatto in questo momento dagli atti nazionali e dagli atti regionali, per cercare di capire dove siamo noi rispetto a questi elementi di qualità. E allora, primo, con personale qualificato.
Noi sappiamo che a livello regionale, ad esempio, avevamo già la laurea per il personale del servizio 03, ovviamente sul personale del 36 la laurea c'è già perché è normato a livello nazionale. Non è così in tutto, come sapete, non è così a livello nazionale, per cui il decreto 65 sul personale, la prima cosa rilevante che ha fatto è stato ovviamente definire che anche i servizi 03 debbono avere personale con una qualificazione universitaria. Secondo elemento che l'Atto Nazionale ha messo in evidenza, che la formazione in servizio è essenziale e su questo ha anche messo dei fondi. Così come l'attivazione delle funzioni di coordinamento pedagogico, tutte cose che noi abbiamo già nella nostra realtà regionale, ma non assolutamente presenti a livello nazionale. L'atto regionale dell'accreditamento ha rafforzato questi elementi, per cui nell'atto regionale sull'accreditamento sono state aumentate le ore minime di formazione per il personale 03, è stato definito quali siano le lauree d'accesso per il coordinatore pedagogico e le ore per il coordinatore pedagogico, le ore tra coordinatore pedagogico e servizi, e sono stati assegnati fondi regionali e statali sul coordinamento pedagogico territoriale e sulla formazione. Secondo elemento di qualità, avere un curriculum unitario. Qui non ci siamo ancora. Nel senso che a livello nazionale c'è il decreto 65 che ci dice che dovremo lavorare per avere un processo unitario in cui nidi e scuole dell'infanzia collaborano attraverso attività di progettazione, coordinamento, formazione comune e che dovrà essere definito delle indicazioni a livello nazionale sullo 06, dovranno prima essere definiti gli orientamenti nazionali del nido che sappiamo non ci sono, coerenti con le indicazioni della scuola dell'infanzia, in modo da avere un curriculum non uguale ma unitario tra nidi e scuole dell'infanzia. Questo sa da fare ed è il lavoro che sui territori si è già cominciato a fare. Io so che voi avete ad esempio formazione comune, tavoli anche raccordati e è il lavoro dei prossimi anni questo. Terzo elemento di qualità, avere azioni di monitoraggio e valutazione. Allora, la qualità non è soltanto una buona attività all'interno del nido, una buona attività educativa all'interno del nido, ma è anche fare processi di monitoraggio e di valutazione. E questo lo dirò dopo quando dico due cose più nello specifico sul progetto d'accreditamento, è uno degli elementi nuovi sui quali l'accreditamento dei servizi 03 spinge e quindi avere azioni di monitoraggio e di valutazione, che vuol dire non vivere la valutazione come un giudizio su di sé. Queste sono cose sulle quali avrete già riflettuto come educatori anche in passato, ma è importante nel momento in cui ci attiviamo sull'accreditamento pensare che non è un atto formale, non è un atto burocratico, ma è uno degli elementi di qualità che dobbiamo garantire ai bambini che accogliamo nei nostri servizi. Cioè fare valutazione non vuol dire fare qualche cosa per gli amministratori perché ci viene richiesto, ma è fare qualche cosa perché il nostro sistema sia un sistema di qualità. Allora, un sistema di qualità è un sistema nei quali i servizi riflettono su di sé, valutano l'esito delle proprie azioni, si raccontano,
si presentano, sono aperti. Un servizio che non è attento a queste dimensioni è un servizio nel quale, insomma, bisogna chiedersi perché non voglio aprirmi e pormi in questa dimensione. Penultimo punto, i nostri servizi sono servizi, come abbiamo detto, importanti e sono un investimento e una risorsa per i bambini. Allora, chi sta fuori da questi servizi è penalizzato, non è che essere dentro e essere fuori è la stessa cosa, è che chi rimane fuori ci perde. Per cui uno degli elementi di qualità è potenziare l'accessibilità di questi servizi in modo che meno possibile dei bambini rimangano fuori da questi servizi. E allora la scelta regionale ultima di assegnare più di 18 milioni rispetto ai fondi storici per abbattere le rette delle famiglie, ed è una misura recentissima sulla quale i servizi comunali stanno non senza fatica cercando di, come dire, di attuarla, perché non è semplice, vuol dire cambiare i regolamenti, vuol dire attivare, insomma, delle operazioni amministrative non semplici. Comunque va nella logica di garantire questo punto della qualità dei servizi, cioè di rendere i servizi accessibili il più possibile alle famiglie. Ultimo punto della qualità, un sistema sostenuto da norme e da fondi. Se noi avessimo un nido che da solo è, come dire, pedagogicamente ben strutturato, ma è da solo in una realtà e non è sostenuto da un pensiero di amministratori, di dirigenti, sarebbe una gemma in mezzo al nulla. Invece un sistema di qualità deve essere sostenuto appunto da un pensiero e da fondi. Io qui vi ho messo in evidenza le ultime novità, sono quelle in giallo, che danno conto appunto di un aumento di attenzione a livello nazionale e regionale sul sistema 06. Allora, quando si parla di norme, di fondi, si parla spesso di governance, che è una parola bruttissima, che a livello educativo è anche proprio, insomma, brutta da sentire. Però significa in fondo questo: la governance è questa, avere delle norme, avere dei fondi e avere un pensiero su questi servizi. Significa avere idea ed essere anche affezionati a questi servizi. Non è burocrazia solo, è anche vicinanza e passione, che nella burocrazia si concretizza in norme, in leggi e in fondi. Cioè, io credo che dovremmo anche leggere questi atti e questi numeri un po' freddi per chi per il servizio che è nel rapporto diretto con i bambini, come una vicinanza e un interesse di chi governa il nostro sistema. Allora, dicevo, due priorità di lavoro ci siamo dati a livello regionale con i coordinamenti pedagogici territoriali e con le norme che vi ho in estrema sintesi presentato. Uno è continuare a tenere forte il rapporto tra nidi e scuole dell'infanzia per costruire lo 06, rafforzare sempre di più il rapporto anche con le scuole statali, e su questo abbiamo fatto, forse c'era anche, insomma, qualcuno di noi, abbiamo fatto poco tempo fa un incontro a livello regionale mirato proprio su questo, e qui ho riportato alcune delle attività che vengono fatte già nel vostro territorio. Secondo obiettivo,
preparare i servizi 03, i coordinatori, all'accreditamento che partirà nel 2021. Partirà nel 2021, ma bisogna partire adesso per essere pronti nel 2021, perché ci sono delle cose da fare. Allora, l'accreditamento dei servizi, intanto la cosa rilevante che vi vorrei mettere in evidenza è che, sempre nella logica che la qualità è quella là che ho detto prima, cioè quei 5 punti che ho detto prima, e l'accreditamento mira a potenziare la qualità, quindi non è un atto burocratico con il quale, come dire, ci si accredita per accedere ai contributi e basta, poco più. L'accreditamento è uno strumento per il nostro sistema per migliorarsi, e migliorarsi attraverso due elementi: possedere dei requisiti di qualità comuni a tutti, che sono certificabili e fissi, quindi avere 20 ore in più di formazione per gli educatori, avere il coordinatore, avere delle cose che ce l'ho, ma manca, insomma, quindi dei requisiti che ho nel momento in cui posso chiedere l'accreditamento, quando nel 2021 l'accreditamento partirà, pubblici e privati dovranno dire: io quei requisiti di qualità li ho. Però c'è anche un secondo livello di qualità introdotto dall'accreditamento, che è partecipare ad un continuo processo di miglioramento. Quindi non ho dei requisiti una volta per tutti, ma ho dei requisiti comuni una volta per tutti e continuamente, ma anche dei requisiti in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Allora, i requisiti certificabili, quelli che vi dicevo fissi, che una volta uno li ha all'inizio e li ha sempre, e sono la formazione del personale, che è stata incrementata rispetto a quanto già previsto in autorizzazione al funzionamento, e quindi arriviamo a una formazione minima da garantire per dei servizi di qualità di 40 ore,